Ciao ragazzi e benvenuti sul canale Board Games e dintorni. Allora, questo video lo faccio perché molti di voi che hanno visto l'altro mio video su Tanalis Adventure e anche penso, spero, altre persone si chiederanno se vale la pena comprare o meno Tanalis Adventure, ma soprattutto in relazione al fatto che avranno altri Monster Game molto probabilmente o altri Dungeon Crawler. Se arrivate su questo Tanalis Adventure è molto difficile che ci arriviate senza avere un minimo di pregresso alle spalle, cioè come primissimo gioco sinceramente non ce lo vedo. È un gioco molto complicato, complesso, profondo, ha veramente una curva di apprendimento che non è quella dei giochi normali, ok? Quindi con questo video io voglio dare un aiuto, una mano a coloro che si stanno ponendo queste domande. E come sempre, le dovute premesse, che tutte le volte mi scoccia farle, però non sto qua a recensire nulla, non è una recensione. Tra l'altro, questo gioco è talmente grande che ora come ora non mi sento neanche di dare un giudizio definitivo sul gioco, non posso darlo, probabilmente non potrò darlo neanche tra un mese. Porterò altri video su Tanares, ovviamente dedicati, penso probabilmente porterò un gameplay e poi il video sulle due chiacchiere, molto probabilmente lo porterò, anche perché questo è l'unico gioco che stiamo giocando adesso, che è in agosto. Sto giocandoci con mio fratello, quindi non sto più giocando da solo, ma in due, lo stiamo provando anche in due per vedere come gira, vedremo se in futuro lo proveremo anche in tre. E adesso ce l'ho apparecchiato qua davanti, anche se non lo vedete. Ora, farò alcuni paragoni con alcuni dei giochi più grossi e più conosciuti. Non me ne vogliate se non tiro in ballo magari il vostro gioco preferito, ovviamente non posso tirare in ballo tutto. Ho preso semplicemente a esempio alcuni dei prodotti che ho trattato anche sul mio canale e che chi mi segue probabilmente conoscerà abbastanza bene. E stiamo parlando nello specifico di Dungeon Crawler Fantasy Adventure, quindi è esclusa roba tipo che ne so, Aeon Trespass, Kingdom Dead Monster, quella roba lì è esclusa. Sono esclusi anche giochi alla Skyrim Adventure Game perché in realtà lì di Dungeon Crawler c'è praticamente nulla. Parlo solo di giochi dove voi effettivamente vi muovete anche a livello tattico, cioè dovete giocarvi anche a livello tattico, diciamo. Allora, i giochi con cui intendo paragonarlo sono principalmente Dungeon Universalis, userò anche Gloomhaven come paragone, Massive Darkness 2 e Sword and Sorcery. Tutti i giochi dei quali ne ho parlato sul canale in diversi video. Allora, iniziamo con quelli con cui secondo me può convivere abbastanza bene, perché sono proprio giochi molto differenti da questo. Allora, il primo è Gloomhaven. Gloomhaven, nel bene o nel male, può piacere, può non piacere, comunque ha segnato un punto di svolta nel mondo dei Dungeon Crawler Fantasy, per il suo modo molto particolare di gestire i combattimenti con le carte, c'è cioè, chi può piacere e chi può non piacere. Alcuni lo vedono come puzzle game, inizialmente anche io un po' lo vedevo così. A me comunque piace molto il sistema che ha di contorno dei personaggi e tutto quanto. La cosa più debole di Gloomhaven, a mio avviso, risiede nelle missioni che sono molto pallose, cioè dopo un po' sempre quella cosa dovete fare e può andare a noia, tant'è che la maggior parte delle persone 20-25 missioni riesce ad andare avanti, poi normalmente lo molla. Certo, non per tutti è così, molti si sono fatti il giro avanti e indietro pure in retromarcia, buon per loro. Sta di fatto che quel problema lì ce l'ha. Tanares rispetto a Gloomhaven è esattamente l'opposto. La cosa più forte che ha Tanares è la gestione delle missioni, molto diversificate, tutte con qualcosa di nuovo da voler fare, non ho beccata una finora che copi quella precedente e quasi sempre non dovete uccidere tutti. Questo
Ok, dovrete magari uccidere qualcosa, ma quasi sempre non è mai devi pulire la mappa e ammazzare tutti, quindi non c'è mai quella roba lì. Dovete sempre fare cose e a volte molto interessanti, molto belle. Però, ripeto, non è che abbiamo giocato tantissimissimo finora e quindi rispetto a quello che ho visto finora è così. Quindi è completamente l'opposto di Gloomhaven. Può conviverci con Gloomhaven questo Eternal Adventure? Allora, a mio avviso sì, per il fatto che Gloomhaven è veramente molto molto particolare. È un prodotto con quel sistema di gioco di carte, di combattimento, non lo trovate. Quindi quantomeno fatto come Gloomhaven non mi pare esista ancora. E quindi secondo me in collezione ci possono stare tranquillamente tutte e due. Tra l'altro Gloomhaven è un mezzo legacy, cosa che non è Tanaris. Tanaris è assolutamente rigiocabile, anzi è un altro dei suoi punti di forza, è proprio la rigiocabilità incredibile che ha. E nonostante siano grossi, Gloomhaven comunque è abbastanza compatto, ha il suo scatolone gigante, salvo che non abbiate espansioni varie, tipo il Forgotten Circle, mi pare che si chiami, che però non è tutta sta gran cosa. Una volta organizzato bene, Gloomhaven secondo me con Tanaris ci sta, quindi non è uno esclude l'altro. Poi, Sword and Sorcery e Massive Darkness, questi sono due dungeon crawler molto molto classici. Ne ho parlato, due parole giusto per ricordarci. Cioè, Sword and Sorcery, sto parlando del secondo, non del Immortal Soul, ma dell'Ancient Chronicles, che secondo me è un prodotto superiore di tanto all'Immortal Soul. È un prodotto che mi è piaciuto tanto. È un gioco molto complesso, ha un sacco di cose, è molto fiddy, come dicono gli americani, ha un sacco di cosine a cui stare attenti. Non così fuori dal mondo ce la si fa. Ha un sistema di intelligenza artificiale che mi è piaciuta tantissimo, delle carte abbastanza elaborate, i nemici vi possono anche arrivare a stupire. È un gioco che per averlo, goderlo nella sua completezza, dovete avere almeno tre scatoloni, cioè il base, l'espansione dell'atto secondo, se non ha senso. E poi c'è una scatola che in base al livello di KS è più o meno piena con dentro cose aggiuntive, miniature aggiuntive, personaggi, mostri, scenari e altra roba. Non bisogna avere tutto, 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 secondo me, per godersela a pieno, ma almeno il primo atto, il secondo atto completi e qualcosina di questa scatola che sono appunto gli stretch goal del KS. È un gioco validissimo, è ancora molto molto bello, richiede molto impegno. Ora, già questo qua con Tanares, secondo me, fa un po' a gomitate, perché è un prodotto che bene o male si va un po' a sovrapporre. Ora, anche in Sword and Sorcery voi andate dentro nei dungeon, le missioni sono fatte molto bene, sono tutte scriptate una per una con eventi e tutto quanto. Quindi, se vi piace tanto Sword and Sorcery e vi trovate bene con quello, a meno che non l'abbiate finito, vi sconsiglierei di prendervi un gioco come Tanaris, che è troppo grosso. State con Sword and Sorcery, godetevi bene quello. Solo se siete proprio degli mega appassionati o matti come me, allora ha senso averli entrambi, altrimenti Sword and Sorcery è un prodotto molto molto appagante di suo, non vedo motivi per andare su Tanaris Adventure. Massive Darkness 2. Ah, Massive Darkness 2, ho l'edizione italiana, quella di Asmodee, completa, mi ha stupito perché ha migliorato tantissimo Massive Darkness 1. Ora, non sto qua a dilungarmi di tanto, ho fatto un video dove ne ho parlato, però sappiate che praticamente è come giocare a Diablo 2 sul tavolo. Cioè, questo qua, se lo reskinnate e mettete il testo di Diablo 2, al 90% è Diablo 2. Ha praticamente tutto. Anche alcune quest addirittura ricordano alcune atti di Diablo 2. Quindi praticamente è giocare a Diablo 2. Può essere un bene, può essere un male. È un gioco molto veloce, è il dungeon crawler preferito di mio figlio. Secondo me è molto adatto ai bambini ed è assolutamente straconsigliato da giocare in true solo. Cioè, non è quel gioco dove dovete per forza tenere il party, gli eroi e tutti quanti. No, cioè, se volete lo potete fare, non è pesante. Due personaggi si gestiscono bene, però ragazzi, giocate in true solo è come giocare a Diablo 2. Tra l'altro, i personaggi sono molto spinti, molto performanti, praticamente tutti fanno molte cose. Ogni personaggio è unico.
hanno dei sistemi, delle meccaniche uniche, con plance uniche, quindi è molto bello giocarselo dentro il suolo, veramente molto bello anche come sfida, un po' più sfidante, l'ho detto anche, il problema più grosso è che è troppo easy, ma con Avenfall, con la campagna, questa cosa va a sistemarsi quasi del tutto, non proprio del tutto, ma quasi del tutto va a sistemarsi. La campagna secondo me è imprescindibile, benché dicano il contrario, le one shot non rendono quanto rende la campagna, il gioco gira meglio, molto meglio in campagna, il sistema degli oggetti funziona molto meglio in campagna, l'XP molto meglio in campagna, cioè la campagna secondo me ci vuole, poi la potete vedere in modo diverso, però io questo gioco qua lo consiglio con la campagna, che non dura tantissimo, una settimana ve la potete giocare e ve la potete rigiocare con un altro personaggio, quindi ha una discreta rigiocabilità, la campagna ha dei rami, non vi potete vedere tutte le missioni in un solo giro, dovete fare mi pare almeno 5 mi pare per vedere tutte le combinazioni, quindi dovreste giocarla 5 volte, cosa che molti non arriveranno a fare. In tutto ha 11 classi, mi hanno detto, sì c'è anche la classe quella del druido che però era Super KS Edition, quindi io non ce l'ho, comunque in italiano non c'è quella classe lì, in italiano ne trovate 10, quelle 6 base più 4 di espansione. Di queste 10 comunque almeno 6-7 sono veramente fantastiche da usare, e tolgo via il monaco che proprio non mi piace a prescindere, però problema mio, e niente, è un gioco molto molto veloce e light se vogliamo, ma molto divertente. Ci sta con questo Tanais Adventure? Allora secondo me sì, purtroppo no per quanto riguarda lo spazio, nel senso che comunque Massive Darkness 2 ha degli scatoloni enormi e se volete tutta la collezione italiana avete 6 scatole, 2 scatoloni grossi, cioè uno gigantesco del base, Evenfall che è abbastanza grosso anche lui, e poi 4 scatole dell'espansione, quindi un po' di spazio ve lo occupa. Quando lo giocate non ne occupa così tanto di spazio sul tavolo, però sta di fatto che è un gioco molto leggero, ci si entra veloci, si può fare anche in serata, arriva un amico, si tira fuori, non ve lo ricordate, 2 secondi, tac, ci si mette lì, cioè è veloce da imparare a giocare, da intavolare, ed è completamente diverso come feeling di Dungeon Crawler. Ripeto, questo qua è Diablo 2, punto, mentre Tanares non è Diablo 2, Tanares ricorda un po' più le sessioni di D&D, anche se non è D&D, attenzione, è compatibile con D&D, ha il sistema, ha anche la parte D&D GDR, ma il Tanais Adventure di cui parliamo non ha null'altro a parte il dado da 20 kg per colpire, vantaggio e svantaggio rispetto a D&D, cioè, okay? non voglio adesso confondermi l'acqua, comunque sta di fatto che secondo me Massive Darkness 2 con Tanares ci può benissimo andare a braccetto. Ora veniamo a quello più grosso, quello più massivo, quello di cui probabilmente volete sapere se va a braccetto con Tanares, ovvero stiamo parlando di Dungeon Universalis. Ora la risposta è proprio no, neanche per sbaglio, per dei motivi molto semplici. Dungeon Universalis anche lui è massivo, ha un sacco di roba, però c'è da dire che la scatola del base potrebbe arrivare a contenere anche tutto ciò che è espansione, quantomeno io ce l'ho fatta stare tutta nel base, tutte quelle che sono le espansioni, però è un gioco molto molto completo e complesso. Ha delle differenze con Tanais Adventure, grosse differenze direi, però se voi siete dentro in Dungeon Universalis, se vi piace, secondo me non dovete guardare altrove per giochi complessi e Dungeon Crawler completi, dovete stare su quello. Poi se però vi stufa e non vi piace il sistema di gioco, vabbè, a quel punto lì lo rivendete Dungeon Universalis, se andate su altro, ma se vi piace non ha senso che prendiate anche un gioco come Tanares, vanno proprio a cozzarsi uno con l'altro. Dungeon Universalis è molto avido del vostro tempo, richiede molto impegno, certe cose che ha sono molto più pesanti di Tanares, e forse è per questo che per molte persone non va bene, perché è un gioco che già solo dalla creazione del personaggio vi chiede praticamente di star lì un paio d'ore. Certo vi dà una soddisfazione molto molto alta, ha alcune spigoli, degli spigoli abbastanza grossi, che sono un sistema dei nemici con i mostruari che potenzialmente è bellissimo perché ha molti più nemici di tutti gli altri messi assieme, ma poi in pratica di questi nemici non avete le minion, non avete gli standee, dovete proxarli,
andare a cercarne i vari, a due mostruari dentro è un gran casino, due mostruari se avete espansione, ci vuole per forza quel mazzo di carte separato con tutte le schede dei mostri, che è molto più comodo da utilizzare quando giocate, però anche lì una carta è come leggersi praticamente due pagine di un libro, perché c'è un sacco di informazioni sopra. Ha bisogno dell'app se volete veramente la vera esplorazione, perché altrimenti le mappe sono rivelate quando le andate a apparecchiare. Con l'app no, la cosa fantastica è che voi esplorate realmente un posto, che non avete idea di come si sviluppa quel posto, piano piano che aprite le porte l'app vi fa vedere, però questa cosa qua è un po' una rottura se non avete un buon tablet per farcela girare l'app. In più con l'app hanno fatto dei casini, nel senso che non c'è più l'app, mi pare che era già morta ai tempi, ma c'è un sito online che adesso io non lo so, è un annetto che non lo verifico, però forse l'hanno anche migliorato, che fa le veci dell'app, nel quale addirittura potete anche costruirvi delle vostre missioni. È un gioco che ha molti strati questo, quindi è molto stratificato, molto complesso, ha un manuale gigantesco, non come quello di Tanars, ma anche questo è 70-80 pagine se mi ricordo. Ha tutto il sistema di mondo aperto. Ecco, una delle cose migliori è che qui veramente fate veramente ciò che volete, voi create un personaggio così che volete, dove volete, girate per il mondo, andate a farvi una missione, vedete una missione, volete andare lì, andate lì, la fate, poi magari ci crepate male come è successo a me, perché magari non ce la fate, però potete farlo, potete gestirvi il party come volete, personaggi singoli che se ne vanno in giro a coppie, fate un party, fate quello che volete. È un gioco massivo. Ah, un altro spigolo, che è quello del sistema non così moderno, quindi è un sistema di combattimenti che, per quanto funziona, perché io mi ci sono anche divertito, non è così dinamico purtroppo e richiede un gran numero di tiro di dadi. Cioè, se siete allergici ai tiri dei dadi, Dungeon Versailles non è il gioco che fa per voi, perché ci vuole, bisogna tirare un sacco di dadi da 6. Ci vuole tiro per colpire, tiro per ferire, tiro per danneggiare, ha veramente troppi passaggi a mio avviso, quantomeno un passaggio di troppo ce l'ha, sarebbe stato meglio un sistema un po' più snello, aver avuto un tiro in meno di dadi, di questi miliardi di dadi da 6. Poi di base, devo dire che il sistema di dadi migliore in assoluto, secondo me, è quello di Sword and Sorcery, con i custom da 10, fantastico. Quel sistema con i due dadi differenti, con simboli differenti, perché si adatta a tutto ed è sempre diverso in base al nemico o a quello che avete voi come equipaggiamenti, come skill, come tutto. I dadi, lo stesso dado con lo stesso risultato fa cose diverse, quindi è praticamente un dado dinamico infinito quello di Sword and Sorcery. Non ti dà mai l'idea di essere una cosa vecchia, di, cioè c'hai sempre un brivido. Secondo me è agito molto bene. I sistemi dadi da 6 mi stanno molto stretti, ovviamente il range da 1 a 6, soprattutto non custom, è un po' una rottura di palle. Quelli di Massive Darkness sono dati da 6, però quantomeno sono tutti custom e vengono manipolati tantissimo dai personaggi, quindi è un sistema che comunque rimane abbastanza fresco. Quello di Dungeon Universalis purtroppo è il sistema quello che più risente dell'età, secondo me, del come si giocava una volta e del come si gioca oggi. Gloomhaven e dadi non ne ha, quindi problemi non ce ne sono. Tanaris Adventure ha un dado da 20, in realtà ne ha due, perché se giochi con vantaggio e svantaggio ne tiri due, scegli il valore o più alto o più basso. Ora, il dado da 20 secondo me è uno dei peggiori sistemi, dopo, e ve lo dico da appassionato di D&D, e immagino che molti che giocano a D&D probabilmente la penseranno come me, il dado da 20 alcuni lo adorano, ma alla lunga, ragazzi, ci si rende conto che è veramente, forse è quello che tiene il D&D giù, cioè lo tiene ancorato al passato. Cioè, sto cacchio di dado da 20 a me rompe un po' le palle, inizia a rompere le palle. Perché? Per mille motivi. Innanzitutto è un dado che decide tutto, o quasi. Poi, le percentuali di uscita, di riuscita, sono molto basse con quel benedetto dado da 20. In quanto già, allora, i valori da, dovete immaginare, a livello statistico voi avreste 50% di possibilità di far uscire un valore mediamente buono, cioè sopra il 10.
ma molte sfide richiedono dei valori molto alti. Tra l'altro, se giocate a Baldur's Gate 3 ve ne renderete conto anche lì di quanto è bizzarro il dado da 20. Il dado da 20 è veramente la quintessenza della randomicità, perché a volte situazioni facili, se vi esce l'uno, finiscono in tragedia, o a volte situazioni impossibili, vi esce il 20, le fate così come se nulla fosse. Il problema è che non c'è nessun modo di mitigare questa roba e di prevederla. Cioè, può uscire quando cavolo vuole lui un determinato valore. A alcuni piace, a me ha iniziato a stufare tanto. Ora torniamo a Tanaris. Tanaris usa questo dado da 20, però, grazie al cielo, riesce a, non dico a limare completamente, ma ad appianare tantissimo questo problema che ha questo benedetto dado da 20. Allora, io vi dico la verità, quando ho visto che usava il dado da 20, mi è partito, cioè mi sono messo le mani in testa così, ho detto no, ma perché? Perché? Poi iniziare a giocarci, devo dire che la sensazione, questo senso di oppressione che mi dà il dado da 20 è sparito completamente. Perché? In maniera molto intelligente. Allora, innanzitutto i tiri che fate col dado da 20 non sono tantissimi. Certo, c'è il tiro per colpire, ma ci si ferma lì. Poi durante le quest ci sono dei tiri sulle caratteristiche, per le prove, che sono molto mitigabili. Quando combattete, la genialata qual è? È che i valori che dovete superare sono mediamente bassi, quindi quasi sempre avete più del 50% di probabilità di colpire qualcuno. I nemici hanno dei valori di armatura, non è la classe armatura, ma può essere vista come la classe armatura degli ND, che vanno da 5 a 7. Quando in D&D incontrate un mostro che ha quelle classi armatura, vi mettete a ridere, perché capite che è una bazzecola. Allora, quasi sempre lo beccate. Può capitare la volta che fate uno, fate due, mi sono capitate tantissime volte di questo tipo. Però il fatto di avere già la possibilità di quasi sempre farcela va bene. Allora voi direte, ma perché tiro il dado? Perché comunque un minimo di brivido rimane. Allora, in Tanaris, se anche sbagliate, sia voi che i mostri, qualcosa fate. I mostri vi fanno male comunque, un pochino, e voi, anche voi potete fare male un pochino. Il problema grosso è che non fate tutto ciò che fa l'abilità principale, se becca. E lì la genialata nel gioco è tutta lì, c'è una specie di equilibrio che funziona, adesso magari a dirvelo così non vi sembra, ma poi nella realtà funziona, che vi permette quasi sempre di andare assieme, quindi quasi sempre succede quello che volete voi, quindi succedono tutte le catene, le combo, perché poi partono tutto dagli effetti che fa un colpo, più che il danno in sé, però a volte questo colpo lo potete anche mancare, e quando capita sclerate. Ma non è così opprimente questa cosa che capita, è così devastante. In più ci sono dei modi, in realtà c'è il modo migliore di andare a mitigare questa roba, è avere il vantaggio, quindi tirarne due di dadi da 20 e scegliere il migliore, o dare svantaggi ai nemici. In questo modo voi riuscite bene o male a controllarlo. Certo, non è sempre possibile, non tutte le classi lo possono fare, però ci sono degli effetti, degli oggetti, delle cose che vi permettono o anche degli scenici che vi permettono di avere questo vantaggio, e quindi bene o male di controllare un po' la roba. Però di base, visto che appunto i valori delle armature sono molto bassi, anche il vostro, il fatto di mancare è una cosa che può capitare, che capita non così spesso e non dà fastidio, ok? Cioè, comunque equilibrata molto bene la situazione, nonostante questo dado da 20. Dove eravamo rimasti? Mi sono un po' perso. Ecco, Dungeon Universalis. Quindi, Dungeon Universalis con Tanaris, secondo me, ci azzecca una mazza. O scegliete una strada o scegliete l'altra. Quindi, ora, la differenza tra i due giochi, per quanto io vi ho detto a inizio video che Tanaris non posso darci un giudizio, però un'idea me la sono fatta. Allora, in realtà è un gioco molto particolare Tanaris, perché farsi un'idea precisa non è facile. Allora, molti giochi voi giocate mezz'ora e capite come gioco. Massive Darkness 2 ci giocate una mezz'oretta, bene o male avete capito com'è l'andazzo, cioè non è che vi succede chissà quale stravolgimento. Stessa cosa su Sword and Sorcery, un'oretta di gioco e capite, vi rendete conto di com'è, cioè non è una cosa negativa questa, cioè comunque Sword and Sorcery vi sorprende sempre per quanto riguarda l'intelligenza artificiale, però bene o male capite com'è. Gloomhaven, anche lì vi fate una missione a Gloomhaven 2 e capite com'è, cioè sarà così. Tanaris Adventures, sinceramente, è più ostico, per quanto mi riguarda, capire, magari sono ritardato io, non lo so, però sta di fatto che non riesco ancora a
possederlo al 100%, passatemi questo termine. Cioè non, c'è un qualcosa che mi sfugge sempre di questo gioco qua. È un gioco con impostazione molto moderna che però ha un occhio al classico. Esempio, voi avete visto il tabellone di Tanares. Non sono delle tile separate con le quali costruite un dungeon. È lo stesso tabellone che ha HeroQuest. Identico. Ora, in Tanares di tabelloni ne avete diversi, perché avete, potete avere varie ambientazioni, ci sono dei tabelloni anche già pronti per giocare in arena in skirmish, però di base il tabellone basico che userete quasi sempre è quello di HeroQuest. Su questo tabellone ci andate a piazzare dei muri. Ora, il fatto di usare i muri di cartone che avete nella scatola base rispetto a quelli della KS fa tanto, a mio avviso, scenicamente fa veramente tanto, cioè vedere i muri reali è una figata, cioè proprio un'altra cosa. Piazzate muri e porte, poi c'è uno scenery pack che non ho, dove ci sono anche colonne, colonnine, barricate, cose varie, che rendono ancora più immersiva la missione. Però sta di fatto che questa impostazione a muri su un tabellone singolo a me piace tantissimo. Lo dissi anche quando parlai di HeroQuest. Piazzatissimo per molti motivi. Uno, l'effetto nostalgia, e questa cosa i giovani probabilmente non ce l'avranno. Nostalgia perché quando lo vedo apparecchiato mi sembra di ricordare appunto i bei vecchi tempi di HeroQuest. Non è HeroQuest questo gioco, ve lo dico giusto per evitare fraintendimenti ora, però ha quel film visivo che richiama HeroQuest. Poi, tabellone singolo, avete esattamente idea di quanto spazio vi occupa sul tavolo del gioco, perché tanto oltre a quello non ci si va. E questa cosa vi permette di organizzarvi veramente molto molto bene. In Sword and Sorcery, dove c'è una mappa modulare, e dove in base degli eventi questa mappa cambia anche tantissimo, voi non avete idea dove andrete a finire. Sapete come iniziate e non sapete come finite. Quindi in base degli eventi a volte dovete rimodularvi tutto il tavolo per cambiare le posizioni, perché la mappa va dove decidete di andare lei. In Massive Darkness 2 le mappe sono già precostituite, quindi bene o male lì lo spazio del tavolo già ce l'avete. Quello è. Invece in questo Tanares, anche qua lo spazio è esattamente quello che è il tabellone, non c'è quella sorpresa lì. Sta di fatto che su questo tabellone ci costruite praticamente di tutto, dungeon, spazi aperti, stanze, c'è di tutto. Più ci sono alcune tile, alcune medie, alcune grosse e poi molte piccole, che vi permettono di trasformare di volta in volta questo spazio, che ne so, in una palude, in un bosco, in una cittadella, in una rovina, negli interni di un dungeon. Questa cosa a me piace tantissimo, richiama un po' appunto il classico, però sta di fatto che tutti i meccanismi, le combo, tutte le robe sono molto moderni. Allora, Tanares Adventure ha un sistema che è simile al puzzle solving di Gloomhaven, ma non vi dà l'idea di stare lì a ragionare su un puzzle, perché la situazione da risolvere a volte è molto ostica, non è un gioco facile, anche se vi dà l'idea di esserlo, ma durante una missione poi vi rendete conto di quanto le cose possono precipitare anche abbastanza in fretta, e richiede che voi pianificate veramente bene le vostre mosse. Ha un sacco di possibilità di combo e di agganci tra i personaggi, perché voi giocate tra l'altro metà vostro turno lo giocate durante il turno degli altri, questa è un'altra cosa eccezionale secondo me. E poi ha un sistema di iniziativa che è fantastico, che lo sto adorando, ovvero voi agite sempre per primi, ma se toccate un mostro poi agisce lui, e questa roba dà l'inizio di una serie di situazioni a catena, a valanga, che sono incredibili, che voi dovete cercare di prevedere per cercare di fare il massimo di combo con i vostri personaggi, perché chiaramente cioè toccare un mostro e sapere che poi agisce immediatamente vi fa una grossa differenza. Questa cosa legata al targeting dei mostri, che sono tutti diversi e che tutti hanno un loro obiettivo preciso e vanno, perseguono quell'obiettivo, vi va a creare anche qua una situazione tattica incredibile, incredibilmente profonda e incredibile da ragionare. Cioè vi assicuro che quando avete la missione apparecchiata la dovete iniziare, cioè iniziare a pensare già a fare le prime mosse, cosa fare, dove vi andate a muovere, come coordinarvi, state lì anche mezz'ora a pensarci. Quando poi la situazione si fa pesante, che arrivate proprio nelle battute finali della missione, è un delirio nel senso buono del termine, cioè dovete veramente immaginare di dare tutto il possibile, magari avete il personaggio che ha pochi punti vita e se vi toccano vi sciottano. Ci sono i nemici che, benché semplici come intelligenza artificiale, però danno luogo a catene incredibili, pericolosissime.
c'è un nemico che magari fa pochi danni, ma lui scatena altri che vi disintegrano, o fa cose non a voi, ma a quelli vicino a voi. Cioè, è tutto un sistema di combo, di catene, a valanga uno sull'altro. Una cosa talmente fatta bene, talmente incredibile, che vi prende e che vi spiazza. Perché appunto, dopo averci giocato e tutto quanto, io ancora un'idea proprio precisa non riesco ancora a farmela. Sta di fatto che questo sistema è molto moderno, è molto veloce, non ha tempi morti. Cioè, ricordate sempre che voi avete addirittura tutte delle skill dedicate solo a quando agiscono i nemici e quando agiscono i vostri alleati. Non ha tempi morti, agisce l'alleato vostro, vostro amico. Dovete immaginare voi cosa fare per aiutare lui, perché avete le skill per aiutarlo proprio nel suo turno, potete usarle solo quando tocca a lui. Agiscono i mostri, perfetto, avete le skill che potete usare solo quando agiscono i mostri. Dovete immaginare cosa fare per far sì di rompere le balle ai nemici. Quindi avete tutti questi meccanismi. L'iniziativa, l'AI dei mostri, il fatto di queste cose a catena, che sono, è tutto un qualcosa di fantastico, che però devo ancora interiorizzare appieno. E poi vi dà veramente, cioè, quando giocate avete tantissime opzioni su cosa fare, dove muovervi. Il posizionamento è fondamentale in questo gioco. Cioè, una casella più, una casella meno vi può cambiare la partita, vi può cambiare le combo che innescate. Ha veramente tantissime possibilità. Cioè, anche all'inizio, con i personaggi basici, con le skill basiche, con tutto quello che volete, avete talmente tante possibilità che io non ho mai visto neanche in giochi quando arrivate praticamente alla fine. Cioè, per darvi un'idea, Massive Darkness 2, vi ho detto, mi è piaciuto tanto, è la Diablo 2. Inizialmente il personaggio è abbastanza easy, quando arrivate a fine campagna avete un sacco di abilità, di cose che potete fare. Ecco, immaginate che questo Tanares, già all'inizio, con un party full, tenuto full, avete molte più possibilità di quante ne avrete in Massive Darkness 2 quando arriverete alla sua fine campagna. Cioè, qua all'inizio avete molto più da ragionare, molto più da pensare, avete molte più interazioni e possibilità quasi infinite, cioè sono veramente incredibili. E molto più di Gloomhaven. Cioè, Gloomhaven avete quelle carte lì, avete la posizione dei nemici, è un po' più statico però Gloomhaven. Non avete tutta questa cosa a catena che vi viene addosso in base a quello che fate voi, tutta questa reazione a catena. Invece in questo Tanares c'è tutta questa reazione a catena che voi, anche se pianificate, però se sbagliate una virgola e non avete considerato la catena che ne esce fuori, poi vi cambia tutta la partita. Cioè, vi cambia tutta quel turno lì, cambia tutto. Cioè, vi trovate, che ne so, a me è successo, noi siamo abbastanza ordinati col party, no? Tank davanti, shooter dietro, queste cose qui, no? Capita che partiamo tutti belli ordinati in formazione e dopo che succedono queste catene qua ci ritroviamo proprio nella mischia totale. Magari lo shooter viene pullato, viene proprio tirato nel mezzo da alcune abilità, viene buttato dove non dovrebbe andare, quindi lì sono cavoli tuoi. Cioè, e si sconvolge tutto, che è quello che succede, che dovrebbe succedere nella realtà, se ci fosse una realtà di gente che va in un dungeon a combattere. Comunque la realtà della guerra è quella, no? Si parte tutti ordinati e poi succede un gran casino, finisce sempre nel mischione. Quindi non è sempre così questo, attenzione, però capitano queste situazioni e poi dal mischione ne puoi uscire, perché comunque se poi riesci a muoverti bene, riesci a fare le cose fatte bene, puoi recuperare i ranghi, riserrare le fila, poi riesci a fare tutte queste robe. In più il gioco vi permette di giocare tranquillamente da soli, delegando i tre del party, perché il party deve essere sempre da quattro, che non usate, ha delle versioni molto più light, molto più facili da usare, simili, molto simili a quelle di Oathsworn, che era uno dei pregi migliori di Oathsworn, a mio avviso. Certo, un qualcosina cambia. Allora, usare il personaggio full vi dà un sacco di cose anche sfiziosissime, soprattutto le speciali, cioè tipo, ve ne dico una, la maga di ghiaccio che ho io ha una magia che crea un turbine di ghiaccio che prende un nemico e se lo porta in giro per tutta la mappa, finché non finisce la missione, se lo porta in giro e gli fa danno a sto nemico. Cioè, una cosa spettacolare, lo metto dentro praticamente un twister e lo mando in giro per la mappa. Questa è una, per dirvene una. Se la uso in modalità companion, comrade, quello diciamo non full, non ha questa particolarità purtroppo. Fa comunque tanto, fa tanti danni, non va a snaturare quello che fa lei, però non ha queste particolarità. Quindi è chiaro che giocarlo full sarebbe la cosa migliore, però io lo consiglierei solo con quattro umani reali. In due personaggi a testa full si può anche fare.
A quel punto lì avete veramente una marea di possibilità, cioè financo troppe. Cioè le combinazioni possibili sono incredibili. Quando giocate da solo, grazie al cielo, avendo un solo personaggio full con le sue particolarità e gli altri gestiti molto più easy, riuscite ad avere molto controllo su tutte queste catene di combo e tutto quanto, perché il come sono gestiti i personaggi, quelli non full, è un modo molto intelligente, fatto molto bene. Anche loro fanno cose durante il turno degli amici o il turno dei nemici, ma molto più semplificato rispetto a un personaggio full. Comunque riuscite a gestirvela tranquillamente, non perdete l'effetto a catena, l'effetto di queste cose qua, non lo perdete del tutto. Certo, non è come avere un personaggi completi usati da giocatori, cioè lì proprio l'apoteosi di quello che può capitare. Ecco, mi rendo conto che mi sto dilungando un po' troppo su Tanares. Sta di fatto che, allora, Tanares, ribadisco, è un gioco completissimo, c'è dentro di tutto, PvP, PvE, boss contro boss, campagna, centinaia di missioni, c'è di tutto. È un gioco completissimo, al pari di Dungeons Universalis. Ha un'impostazione molto più moderna, ma con un feeling che strizza l'occhio al classico. Dungeon Universalis invece è classico classico, con qualche cosina, però è molto classico. Sono entrambi pesantissimi. Tanares anche lui ci vuole 4 ore per organizzarvelo quando lo prendete, se lo prendete. Ci vogliono 3-4 ore minimo. Ci vogliono un paio di giorni per digerirvi il manuale, anche se poi il gioco gira molto bene, ha delle player aid fantastiche. Stessa cosa Dungeon Universalis. Qui le player aid in Tanares sono fatte meglio, a mio avviso. Dungeon Universalis c'è il problema che se volete la vera esplorazione dovete basarvi su un'app, su un computer, perché sennò non ce l'avete. Qui è gestita alla Sword and Sorcery con eventi, si parte con la mappa messa in un certo modo, in base agli eventi che scaturiscono parte altra roba. Certo che, come per Gloomhaven, la vedete, cioè non è che avete tutte queste grandi sorprese quando giocate, quantomeno fino a dove sono arrivato io, bene o male l'impostazione è come quella di Gloomhaven. Al contrario di Gloomhaven, però, Tanares ha delle missioni fantastiche, cioè una diversa dall'altra. Potete chiuderle in maniera anche veloce se volete perseguire solo l'obiettivo, non c'è quasi mai da eliminare i mostri in maniera completa. Avete sempre dei sottoobiettivi, delle cose che potete fare opzionali, c'è sempre un qualcosa, non sono missioni banali. Sono il punto di forza del gioco, queste missioni sono veramente state scritte in maniera molto molto buona, molto moderna, si sente il party, ecco qua sentite proprio il party, lo sentite. Diciamo che se amate il D&D, questo è chiaro che tra tutti è quello che gli strizza un po' di più l'occhio al D&D, anche perché è stato fatto compatibile, c'è poi la parte GDR quinta edizione che userà le regole del D&D quinta edizione e tutto quanto. Attenzione, in Tanares Adventure, il board game, non avete le skill del D&D, le spell del D&D e le classi del D&D. Ripeto, è una cosa molto simile, ma non è il D&D. Nonostante il tiro del dado da 20, vantaggio, svantaggio, tiro per colpire, che è diverso dal tiro per colpire del D&D. Assomiglia, ma non è quello. Questo qua, il feeling che ha questo è gioco da tavolo 100%, attenzione. Gioco da tavolo, però, cioè, è un signor gioco da tavolo, è un gioco complesso, ha un sacco di roba da leggere, ha storie da leggere. Prima di arrivare sulla mappa avete tutta una serie di prove, di test da fare, di scelte che fate, di bivi che prendete che vanno a impattare tantissimo poi su quello che andrete a giocare. Potrebbero esserci dei boss sì o no, potrebbero esserci dei nemici sì o no, delle cose per voi, a voi favorevoli oppure a voi sfavorevoli, quindi impatta tantissimo quello che fate nel pre-partita, cioè diciamo. E poi anche qua in Tanares c'è tutta la parte mondiale e la parte di città che non ve ne sto a parlare adesso, sennò non finiamo più questo video, che non è neanche nel senso di questo video. Il senso di questo video era: Tanares lo prendo sì o lo prendo no alla fine? Ora, ricapitolando, se avete dei gioconi giganteschi tipo Dungeon Universalis, secondo me lasciate perdere Tanares Adventure. Se avete giochi alla Gloomhaven molto particolari o alla Massive Darkness molto light, sì, avrebbe senso prenderlo. Quindi Sword and Sorcery e
Dungeon Universalis? No. Robe alla Massive Darkness o alla Gloomhaven molto particolari avrebbe anche senso. Mettete in conto che è un gioco complessissimo, mettete in conto che prima che riuscite a vedere tutto ce ne vuole, che per avere un prodotto completo non basta il base, vi dovete avere un minimo di qualcosa in più. Ragazzi, i 5 draghi sono imprescindibili, a mio avviso. L'espansione con i draghi del D&D, rosso, giallo, verde, blu, insomma, i draghi quelli lì, ci vuole, se no, non lo so, molte delle quest sono con quei draghi lì. Certo, si può proxarle, si può andare a proxare tutto quanto, il gioco vi dà un drago grigio dentro che potete usarlo per simulare qualunque tipo di boss, di mostro, di quel size lì, però non è la stessa roba che avere i draghi reali e soprattutto pitturati, anche se mi rendo conto che riuscire a prendere adesso i draghi pitturati è un qualcosa di allucinante a livello di costi. Come gioco in sé, allora, mi sta piacendo tantissimo, non l'ho ancora capito bene, cioè devo ancora capire, però ha tutte queste cose innovative e moderne che mi fa impazzire. Cioè, in primo su tutti il sistema che ha dell'iniziativa e del fatto che fate cose sempre quando tocca a voi, quando tocca agli altri, che è incredibile, cioè, gira benissimo questa cosa, mi piace tantissimo. Potete, cioè, già da tutto, da come gestite voi l'iniziativa, già vi gestite la partita, potete controllare tutto, avete in mano il controllo dell'intera partita, ma non è facile. Quindi, il controllo è facile, no, cioè, avete quello ma non è facile, dovete cercare di capire come fare a fare le combo, come fare a sfermare i nemici che vi metteranno in questione tra le ruote, come fare a fare tutte quelle robe lì, e mettere in conto anche che se sbagliate il dado da 20 vi va male, avere il piano B, cioè, quindi ci sono tante cose che dovete tenere a mente, a volte anche troppe, cioè veramente. Ecco, se avete un gruppi che hanno problema di analisi da paralisi, ma tanto consigliato non è, perché qua è alla Gloomhaven, cioè voi dovete stare lì a pensare. Se giocate a cavolo, le missioni le perdete. È vero, magari la vincete al pelo, però una missione qua c'è tanta differenza tra vincere bene una missione e no, perché poi ci sono tutte le conseguenze. Cioè, veramente il loot che dipende da come la vincete, gli eventi che succedono dopo. Cercherete sempre di farle al massimo, anche per il vostro sfizio personale, e per fare al massimo è dura, cioè veramente dura, non è una cosa semplice. Va bene, mi pare che mi sono dilungato tantissimo. Io spero di aver dato, non dico le risposte, però un minimo di indicazioni di massima sul fatto se buttarvi, se ha senso che voi vi buttiate o meno su questo Tanare Subventure, considerando che le vostre strade sono: o recuperate una coppia usata e non sono a buon prezzo, ma comunque ce l'avete subito e bene o male sono allineate con quelle del KS nuovo, a meno che non troviate gente che ci vuole lucrare di brutto sopra. Oppure, quando apre Let Plague, che dovrebbe aprire l'11 di agosto, secondo le mie informazioni, andare lì e vedere cosa riuscite a recuperare. Più roba recuperate, ovviamente, e meglio è per voi. Però sono investimenti grossi, si tratta di centinaia e centinaia di euro, non è un gioco con 200 euro l'avete questo, con 200 euro avete il base, ci vuole molto di più. Si arriva fino a un pledge che sfiora i $900, che poi più tasse e spedizione probabilmente immagino andrà sugli 800-900 euro quel pledge lì, che è quello il cosmetico e tutto pitturato, che è enorme, quel pledge lì è enorme. Per chi ce l'ha già, invece, c'è una buona notizia, o per chi vuole prenderlo usato però non perdersi la roba nuova, la buona notizia è che c'è la possibilità di integrare tutte le cose nuove quanto più vi piace, a partire da una cifra abbastanza bassa, che sono $35. Cioè, se voi avete l'all-in vecchio, che è quello che ho io, l'1.5 vecchio, poi non è così vecchio perché l'hanno distribuito adesso, con $35 prendete semplicemente ciò che è stato aggiunto nel nuovo. Però poi, non so, vi manca il Penumbra Pack, che è quello che manca a me, che era della parte GDR, potete prendervi anche quello, costa un bel po' di più. O vi manca, che ne so, volete le planche nuove, volete delle cose nuove, volete le schede adesso ci sono le plancette, hanno fatto quelle di plastica fighissime, rifinite, potete prendervi anche quelle, i dadi speciali, ci sono i dadi speciali. Cioè, in base a quanto volete spenderci sopra, se avete quello vecchio, potete andare da un minimo di $35 anche a $200-300 e vi aggiungete tutta la roba nuova che avrebbero quelli che faranno il pledge nuovo.
In più, se aggiungiamo che loro, secondo me un po' fintamente, garantiscono consegne in 4 mesi, sarà almeno 6, però non è un progetto che dovrebbe essere consegnato chissà quando, quantomeno entro fine anno in teoria dovrebbe arrivare, o poco più in là, a inizio del prossimo anno. Fate voi, insomma, fatevi conti di quanto può valer la pena per voi entrarci dentro o meno. Ecco, se non avete un dungeon crawler definitivo, massivo, totale, e ne volete uno, questo secondo me è un buon inizio, assolutamente, cioè un buon punto d'ingresso. Però, ripeto, se volete un gioco del genere, non immaginate che sia una roba alla Massive Darkness che buttate sul tavolo e intavolate in 2 minuti. Cioè, ragazzi, qua ci vuole preparazione, ci vuole studio, ci vuole impegno, cioè dovete essere pronti ad affrontare un gioco di quel tipo. Non è assolutamente per tutti, non è un gioco mainstream, non è un gioco che, boh, non so se arriverà a retail o meno, magari dei pezzi ci arriveranno, però è un qualcosa, è un gradino superiore. Ci siamo veramente a livelli di difficoltà di utilizzo, di storage, di intavolamento e di complessità di gioco ai massimi livelli qua, Cioè non è seconda a nessuno in quanto a roba che c'è dentro questo gioco qua. Poi, che tutto ciò sia buono, perfetto o meno, non ancora non so dirlo. Cioè, però, ripeto, ci sta piacendo tantissimo e ha un feeling molto affascinante e che ti tira dentro. Certo, alcune cosine io l'avrei fatta in maniera diversa, purtroppo la perfezione non c'è mai, però devo dire che è un gran gioco questo qua. Vale comunque i soldi che costa, ecco, non è che vi stanno vendendo fuffa, cioè ve lo dico, i soldi che costa li vale, se poi appunto vi piace il sistema. Perfetto, diciamo che così può bastare, questo è il secondo video che non avrei dovuto fare, ma l'ho fatto perché mi andava di farlo. Vi ringrazio ancora tutti, vi saluto e boh, non so se ci vedremo ancora prima di settembre, boh, vediamo. E adesso in realtà mi sto un po' annoiando qua, cioè nel senso che non è che ho da fare chissà che cosa. E quindi, magari un altro video lo girerò. Ciao a tutti da Borghese Dintorni, alla prossima!